Siamo al remix dell'evento Alien Benji con la voce di uno dei protagonisti, Fabrizio Vitale, ossia Holly. All'epoca doppiavate insieme questa serie? E se sì, un ricordo di questi doppiaggi insieme, magari di Sergio Matteucci? Ciao, sì, noi doppiavamo tutti insieme all'epoca, ancora si poteva fare così il nostro lavoro e quindi eravamo tutti ragazzi in una unica sala ed era un grande divertimento, meno per il direttore di doppiaggio che era mia mamma, Piera Vitale, e invece con Sergio no, lui faceva tutte le sue telecronache le faceva da solo ed era un grande divertimento, io l'ho visto lavorare, era fantastico perché doveva inventare tantissimo, perché non c'era scritto granché sul copione e quindi lui si inventava queste telecronache in base a quello che il visivo gli suggeriva. Parliamo sempre di animazione, ma molto più vecchia, Robin Hood. Robin Hood e i compagni della foresta. Allora, quest'anno sono i 50 anni della mia carriera di doppiatore. Ho cominciato a 3 anni e mezzo e il mio primo doppiaggio è stato proprio quello, Robin Hood e i compagni della foresta. Che dire, è stata la mia prima esperienza, quindi un ricordo con grande affetto sia chi mi ha fatto cominciare, cioè Pino Colizzi, che è stato per me un grande maestro, e quella situazione in generale che per me è stato veramente il mio primo doppiaggio nel 1973. Un altro animale cucciolo, Toby. Red e Toby, altro film della Disney del 1980. Fra le altre cose, nel mio canale YouTube che abbiamo aperto poco tempo fa, proprio per celebrare, per raccontare questi 50 anni di doppiaggio, sarà uno dei prossimi video che farò insieme anche a Massimiliano Alto, che era il mio compagno di lavoro. Io facevo Toby e lui faceva Red. Da cuccioli chiaramente, e all'epoca io avevo all'incirca 10 anni e lui mi sembra 8. È stata anche quella una bellissima esperienza. Un film Disney molto vecchio, ma che evidentemente avete doppiato molto dopo, è stato L'avventura di Ichabod e Mr. Toad. Tu eri Strizzalocchio. Io ero strizzalocchio, ma sai, di questi io ho fatto tantissimi film, quindi non mi ricordo tutti i titoli, devo essere sincero. Sicuramente ce ne sono alcuni che hanno segnato in me, anche a livello emotivo, dei ricordi di grande affetto. Per esempio, uno di questi è La Sirenetta 2, che è uno dei film Disney che ho doppiato insieme anche a Danilo De Girolamo, che è un nostro collega che non c'è più da qualche anno. Ma sono tantissimi i film e le serie Disney che ho doppiato. Sicuramente questo è uno dei vari. Invece uno più recente è Re Candido, il Ralph spacca tutto. Certo, Re Candido è stato molto divertente perché, insomma, come tu sai, era un doppio personaggio perché lui era il cattivo e poi si trasformava nel vecchio, quindi con una caratterizzazione anche particolare della voce. E in più ultimamente, insomma, diciamo che fra gli ultimi titoli ci sono Toy Story 4, c'è Oceania, Encanto, insomma, moltissimi film della Disney che io adoro doppiare. A proposito di Encanto e Oceania, tu sei stato scelto per doppiare quei personaggi perché si somigliavano? Beh, no, assolutamente no. Erano due attori completamente differenti. Adesso c'è entrato un mio socio, che adesso fra un po' vedrete, è un personaggio fantastico. Non si è tagliato i capelli, va bene, Harry Potter. Ma insomma, al di là di quello, sono stati due momenti completamente differenti. Encanto era la storia appunto di una ragazzina, io doppiavo Felix Madrigal. E la mitica canzone Non si nomina Bruno, che ha avuto un grandissimo successo. Oceania, spero che non mi abbiano chiamato per quel motivo, insomma, per un motivo fisico. E chiudiamo con la Disney con Pimpi. Beh, Pimpi ha segnato, no, era con la I, ha segnato un momento della mia vita importantissimo, un passaggio incredibile.
Scusate, voi mi vedete che mi distraggo, ma è entrato un mio mito qui in sala, che è una ragazza con i capelli castani semilunghi, quindi insomma per un attimo mi sono distratto. No, a parte gli scherzi. Pimpi è un personaggio al quale io sono molto legato, mi ha fatto piacere doppiarlo, tuttora tantissimi ragazzi mi chiamano, mi chiedono ma come mai non lo fai più tu? Non lo faccio più io perché, come si dice a Roma, io ho una certa e quindi la voce ormai è quella che è. Vedremo quello che ci riserva il futuro. Chiudiamo con l'animazione con Bartok. Bartok è stato un altro bellissimo film legato ad Anastasia, che è uno spin-off del film di Anastasia, dove io doppiavo il piccolo, che era un vampiro, che era un pipistrello bianco. C'è un aneddoto molto carino con il maestro Brancucci, col quale io ho fatto tutte le canzoni di Bartok. Lui era arrabbiatissimo perché hanno mandato a missare questo film a Londra e quando ce l'hanno rimandato avevano missato il film in maniera errata e tutte le nostre canzoni risultavano stonate e lui era arrabbiatissimo. E Ernesto, sapete, non c'è più, è un altro aneddoto che ci portiamo nel cuore di un'esperienza vissuta insieme. Passiamo agli attori carne e ossa, naturalmente Jack Black. Jack Black, quest'anno è il 25esimo anno che io doppio Jack Black, adesso uscirà il 5 aprile Super Mario Bros., dove lui interpreta il cattivo Bowser, e so che ci stanno dei rumors per un altro film interessante che arriverà per Natale. Parliamo di L'Hobbit. L'Hobbit, ormai L'Hobbit, abbiamo finito la triade. Sarò al Salone di Torino adesso il 26 maggio in onore di Tolkien per una lettura appunto dell'Hobbit insieme a tutta l'associazione tolkieniana italiana. Chiudiamo con la Marvel, War Machine. War Machine, adesso ci saranno degli altri film in preparazione, non solo, ci sarà una serie Disney che cominceremo a doppiare credo prima dell'estate. Molto bella, molto interessante e molto attesa. La dovevamo cominciare già un paio di anni fa, ma fra la pandemia e tutte le cose la Disney ha deciso di ritardare. Bene, ringraziamo Fabrizio Vidale e in bocca al lupo per tutto. Grazie a te, buone cose.